La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Eccellenza dell'anno, innovazione settore vitivinicolo, questo è il prossimo premio, che va a Cantina Toblino. Per essere un punto di riferimento per la viticoltura nella Valle dei Laghi, per focalizzarsi sulla ricerca e l'innovazione viticola ed enologica e raggiungere sempre nuovi standard qualitativi per garantire ai clienti l'eccellenza lungo l'intera filiera produttiva. Cantina Toblino, complimenti! Bravissimo, grazie per essere con noi e buona serata. Siamo in compagnia del direttore generale di Cantina Toblino, Carlo De Biasi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Ecco, questa sera la vostra azienda ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno nel settore vitivinicolo. Come può commentare questa vittoria? Per noi è una grandissima soddisfazione. È una soddisfazione per i nostri circa 30 collaboratori, ma soprattutto è una grande soddisfazione per i nostri 600 viticoltori che ogni giorno lavorano in vigna. Noi siamo una cantina in montagna, siamo in Trentino, dove la viticoltura è ancora manuale, dove si raccoglie l'uva a mano, dove si lavora i piccoli vigneti con tanto sacrificio e tanto lavoro. E questo riconoscimento è estremamente importante perché dà forza e dà coraggio ai nostri viticoltori di continuare una strada intrapresa ormai più di 60 anni fa. Ecco, di recente Cantina Toblino è entrata a far parte di Impetus, un progetto lanciato dall'Unione Europea. Cosa ci può raccontare in merito? Ma stiamo vivendo una fase in cui il cambiamento climatico penso sia conoscenza di tutti, lo vediamo e lo misuriamo ogni giorno. Il settore vitivinicolo internazionale e risente nelle produzioni globali di uva e di vino di questi cambiamenti. Avrete letto tutti, penso, in questi ultimi anni delle grandi gelate primaverili in Europa, della siccità in altri paesi, per cui questi cambiamenti ci impongono di fare qualcosa per cercare di adattare la produzione vitivinicola al cambiamento, ma soprattutto di mitigarne gli effetti con tutta una serie di scelte che vengono fatte dagli agricoltori. Il settore agricolo è un settore lento, i vitivinicoli in particolare, insomma, si vendemmia una volta all'anno, quindi le scelte, gli adattamenti sono più lenti rispetto ad altri settori normalmente. E per evitare che le varie aziende lavorino in maniera disgiunta una dall'altra, la Comunità Europea ha finanziato un progetto con 15 milioni di euro in 7 ambienti del territorio europeo diversi, quindi dalla montagna piuttosto che nell'ambiente costiero, per sviluppare assieme a 32 università e centri di ricerca internazionali in 4 anni dei progetti pilota che aiutino a dare delle risposte ai territori all'interno dello stesso contesto ambientale per aiutarli a far fronte alla sfida del futuro, quella del cambiamento climatico. E nell'ambiente, diciamo, montano, la Valle dei Laghi, quindi la valle dove si trova Cantina Toblino, la valle compresa in Trentino fra le Dolomiti di Brenta e l'altra parte del Lago di Garda, è la palestra nella quale verranno provate queste soluzioni attraverso una serie di iniziative che coinvolgono vari stakeholder locali, quindi la cantina, ma anche vari ambiti produttivi, per cercare di creare quell'esempio che possa essere trasferito in tutti gli ambienti montani della Comunità Europea. Ecco, quali altri progetti avete per il futuro? Ma i progetti sono sempre tanti. Allora, la cosa più importante, la prima, è quella di ogni anno affrontare la stagione vegetoproduttiva, quindi poi la vendemmia, cercando di esprimere al meglio la qualità delle nostre produzioni e l'identità del nostro territorio. Diciamo che questo è il focus base per noi.
Lo facciamo sviluppando una viticoltura sostenibile e biologica. Siamo tra le prime realtà in Italia che hanno abbracciato il metodo biologico ormai da più di 15 anni e quindi questo è il nostro focus. In questo cerchiamo anche poi di sviluppare altri progetti come Impetus e anche logicamente siamo un'attività, quindi cercare di sviluppare un'attività commerciale. Stiamo sviluppando il commercio su alcuni paesi esteri. Noi facciamo vini destinati solamente alla ristorazione, quindi è un lavoro certosino, ristorante per ristorante, paese per paese, però stiamo cercando di portare l'eccellenza, la qualità dei vini di montagna e di Toblino un po' in tutto il mondo.